Supsul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Adanai e oggi torniamo con The Wild Chronicle. Ragazzi, siamo di nuovo qua con la nostra Anne Mary. È passato circa, nella mia testa, circa 2-3 mesi. Facciamo 3 mesi. E come notate, c'è un nuovo ospite. Lucas, qui ho cambiato i capelli. Ho messo i rasta di Strangerville, che sono molto carini. Mi piaceva rasta, lo vedo un po' tipo rasta. Lei, sono venuta a convivere non tanto per... Cioè sì, ovviamente perché stanno insieme, ormai sono una coppia consolidata, però l'ha fatto, lei sarebbe andata anche con più calma, però lui aveva problemi economici e quindi ha deciso di affrettare i tempi per dare un tetto sulla testa al fidanzato, che tra l'altro mi ero sbagliata, non lavorava nel, insomma, come criminale, ma era nel campo affaristico, ha messo quello sfrutta, sbracca, eccetera, mi dà sempre l'idea del criminale. In ogni caso adesso lui ha lasciato il lavoro. Quindi niente, lui non lavora più e in pratica si può dire che vive sulle spalle di, al momento almeno, di Anne Mary. Diciamo che lui comunque la rassicura ogni volta dicendole che cercherà lavoro, che sta cercando, ma che è un momento difficile. Sappiamo tutti che in The Sims non è così, però fingiamo di sì. Scusate ragazzi, mi stanno mandando messaggi. I tratti di lui sono, ve li volevo dire, romantico, pigro, sciatto, sguardo acuto, residente, attraente. Perché lui ha l'aspirazione di romantico seriale. Lui vuole avere... Se, l'ha già avute? Ma scherzi? Perché non ho... No, lui è uno che giocava da solo. Anne Mary e chi altro? Ah, tra l'altro ragazzi, Toppi ha preso vita. Ah, vabbè, non so, probabilmente era nel gioco della creatrice, non so. Vabbè, qui è solo Anne Mary. Quindi, vabbè, comunque i nostri adesso stanno dormendo. Lui ha conosciuto anche la famiglia di Anne Mary. Anne Mary gliel'ha presentati. Ma diciamo che... non sono molto entusiasti, specialmente Oscar... Osteggia un po' questa storia perché trova che lui sia un po' un parassita, diciamolo male, crede che si lasci fare tutto a lei. Però alla fine non insiste troppo perché la felicità di sua sorella, lui non è nessuno per poterle dire cosa deve o non deve fare. In tutto ciò lei ha preso una graziosissima infezione alla vescica, benissimo, ha una adorabile cistite. Come potete notare lei pulisce, lui tra l'altro è sciatto, quindi quel che tocca sporca. E lei invece, se non ricordo male, è pure ordinata, per cui per la serie, infatti, cioè sono proprio gli opposti su questo. Direi che puoi andare a farti una doccia, canta sotto la doccia, quando hai pulito qua. Ovviamente, ragazzi, questi compiti in effetti a lei toccano. In ogni caso, in questi 2-3 mesi, le lettere non sono più arrivate, la sensazione però di essere osservata non è svanita nel nulla. Lei ha parlato con diverse persone, ha scoperto qualcosa in più su quello che è accaduto tanti anni prima e su quello che tecnicamente sta ancora accadendo, però non ha ancora le idee ben chiare, nonostante lei sia andata spesso all'archivio della biblioteca e deve un po' dare una svolta. Ma visto che è mattina, gli facciamo servire la colazione, almeno lui mangia, perché lui non fa veramente niente, fa una strapazzata la colazione, dai, quando hai fatto? Oh, siamo anche state promosse, benissimo, direi che lavoriamo da casa. Promossa a sergente minore, Anne Mary è stata promossa a sergente minore, guadagnerà 17 simoleoni in più all'ora per un totale di 71. Ha anche ricevuto il seguente bonus, 869, e premio ingegneria edile, quindi dovrebbe essere una nuova medaglia. Esattamente, è una nuova medaglia. No, guardate com'è lezzo sto lavandino, questo è... È lui che mi lezza, mi insozza tutto. Bene, aspetta, puliscimi lì prima di preparare la colazione. Guarda, vada che schifo. Vabbè, Anne Mary si ritrova a fare anche la cameriera in casa sua.
Lui sta ancora dormendo? No, si è svegliato e siccome ho tolto l'autonomia, qui a non fare una mazza, direi che puoi andartene in bagno. Usa. E lei preparerà la benedetta colazione. No, servi la colazione, strapazzata da colazione. Finito? Capisco che c'era dello sporco che nemmeno Mastro Lindo avrebbe potuto far niente, però. Ok, alziamo sul divisorio, non vorrei vedere lui che fa i suoi bisogni la mattina, grazie. Ok. Lei è contenta però, perché fondamentalmente lei è innamorata di lui. Quindi i difetti di Lucas, ai suoi occhi innamorati, passano in secondo piano. Non li quasi, cioè li vede, però non li trova insormontabili. Deve di nuovo andare in bagno, questa maledetta cistite, per quanto ancora ce la porteremo dietro, altre 6 ore. Benissimo. Vai, mangia, vieni anche tu, Lucas, a mangiare, prendi una porzione. Ce l'hai pure tu? Ma stiamo scherzando, Ole. Ah, lui ha deciso di venire fuori. Beh, effettivamente è una bella giornata, potresti venire fuori anche tu. Anche se ormai è quasi finito il tuo pasto. Magari, alzo un secondino il volume perché non sento niente. Magari suggest having free time, suggerisci qualche attività da fare nel tempo libero. Lui è a disagio perché deve andare a questa benedetta infezione alla vescica. Ma io ce lo vedo lui che gli chiederà denaro e dice: guarda, ma io avrei bisogno di fare degli acquisti, hai per caso qualche... Ti giuro che... Ma l'ha data a me stessa, cioè più 35... Probabilmente ce l'ha tolto, non ci ho fatto caso. Vabbè, poi ci dovrò riprovare. Comunque lei gli dà 35 simoleon per andare ad acquistare queste cose che voleva. Magari flirta anche. E raccontagli una barzelletta sui mimi. Oh, guarda, senti questa, ne ho vista una ieri in televisione. Praticamente la sua vita lui la passa alla TV a fare pisolini e alla TV. Oggi è anche fresco in realtà, non è sto gran caldafoso. Tu devi andare in bagno, quindi basta parlare con lui, vai in bagno, se no mi schianti. E devi fare anche yoga, ragazza, eh? È mattina, bisogna fare yoga. Mentre per lavoro dobbiamo marciare, bene, faremo anche quello. È sporchino, no, ragazzi, quando lui usa qualcosa me lo insozza, è una meraviglia. Ehi, panna a giro, ma vedete che casino fa? È tutta una banda così. E a lei effettivamente tocca stargli dietro. Chi è Michael? Allora, il suo. Andiamo in città a vedere uno spettacolo, ci stai? Ok. Ma adesso però lui, molto tranzollo, se ne verrà in casa a guardarsi un film, comodamente seduto sul divano. E lei al momento però vedete che non gli dice niente, non è che lo rimprovera. Certo, ogni tanto gli chiede di dargli una mano. Lui fa giusto la cosa che le chiede e poi basta, però deve essere sempre lei a chiederglielo. Aggiunge l'asciugatrice visto che fa freddo, va. Asciuga il bucato. E poi, visto che fa freddo questa, ce la portiamo un attimino in casa e lo farei qui lo yoga. Seguo la sessione di yoga, facciamo centratura energetica. Mentre lui si guarda la TV. Ecco, questi sono momenti di vita quotidiana attualmente. Ok, come vedete lui ama guardare la TV. Io lui lo immagino un po' come un Homer Simpson. Lei sta diventando bravina, dai, con l'abilità del benessere. A che punto è? Beh, dai, a livello 5. Ce la farà o cadrà? Secondo me cade. Infatti. Bene, lei sta riposando. Si sta rilassando con la testa incastrata nel muretto, ragazzi. Se sta comoda lei, siamo comodi tutti. Ok, elettronica. Perché lui, secondo me, con i soldi guadagnati da lei si è comprato la console per i videogame. Ce lo vedo proprio. Quindi gioca una partita multigiocatore. No, non con Anne-Marie, no, scusami, no. Gioca una partita, volevo fare online. Ok, smania di feste con Michael. Tu, per favore, lei ha fame. Ma hai mangiato, amore? Come stai? Ok, potresti portarla a fare una passeggiata. Passeggiata breve, vai cara.
E poi con lei andremo di nuovo in biblioteca. Oggi è una puntata per farvi vedere un po' la sua quotidianità, quindi oggi non ci occuperemo troppo di Strangerville. Quindi vediamo militari che camminano. Prima o poi a tutti capita di perdere una partita, succede. Purtroppo è appena capitata a Lucas. Accidenti. Valeria Rizzo, ciao Mary, ti contatto per conto del club sportivo che ultimamente ha subito un grave danno d'immagine a causa del pessimo comportamento di alcune sue stelle. Ah no, 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 non mi interessa lavorare nel campo della sport, ti ringrazio. Mara, ti guarderai un film, anzi, guarda su un canale comico, va? Homer allo stato puro, ragazzi. E lei invece è sempre impegnata in tantissime attività. Ah, non è finita la passeggiata, sei tornata a casa per spegnere il termostato. Va bene. Bene, allora, lei è arrivata a casa, lui è qua fuori a non fare non so bene cosa, deve andare in bagno, va in bagno. Il giardino ha bisogno di qualcosa? Sembrerebbe di no. Però c'è già qualcosa che possiamo raccogliere, quindi raccogli tutto. Sta nevicando. Nevischia a Strangerville, veramente. E infatti le ha messo il giacchetto perché è freddo. Allora a questo punto metti il termostato più caldo. Poi ti cambierai d'abito, ti metti uno sportivo e ti vai ad allenare un pochino al combattimento. Mentre lui se la gode con la PlayStation o l'Xbox o quello che vi pare, insomma, con la console. Ti sei cambiata? Ah, ecco. Magari potresti ora rilassarti un attimo, venire qui e guardi lui. Anzi, partecipa, dai, perché no? Vieni anche tu a giocare videogame. Acquisite l'abilità di videogioco, bene. Chi vincerà? Lui parla da alieni, bene. Magari quando avete finito ho amoreggiato un po', dai. Basta ragazzi giocare, amoreggiate. Sussurra smancerie perché comunque lui lo vede. Ma è romantico, giusto? Esatto, lui è romantico. Quindi dai, fate romantici. Fatti avanti, magari ragazzi fate un po' di fichi fichi giusto per fare un po' di, cioè distrarsi, disastri in città, benissimo, ma a noi non ci interessa, non andremo. Andiamo a fare fichi fichi ragazza? Ah, gli sta facendo un massaggino, che carino, ok, bene, però voglio che fate fichi fichi. Eh sì, andiamo! Tutta allegra e felice e pompante. Benissimo. Oh, adorabile questa cosa che si vedono. Davvero, una cosa che aveva The Sims, sono animazioni che presenti già nel gioco. Vabbè, però sapete cosa, ragazzi, magari ci possiamo anche andare. Perché no, porta con te gli amici. Elmeri. Fox lo lasciamo a casa. Presentazione garbata, siamo arrivati qua al Festival di Distrarsi e Disastri e conosciamo l'ex coinquilino del nostro fidanzato. E siamo già buoni amici, ok? Racconta una barzelletta sui politici. Anche tu magari vieni a parlare un secondo con lui. E poi noi facciamo così. No, lui lo vedo troppo nella malizia, un'uscita a burloni insieme, mentre lei io la vorrei far unire a mattacchioni. Quindi vai qui, tu non t'unire ai... Tu ti unirai a mattacchioni. Non voglio che tu sia maliziosa o perfida, quindi... Tanto chi vince, vince, i soldi entrano in casa. E anche lui sta bevendo il suo tè e magari dirà: ti sfido, vediamo chi vince tra noi due. Magari potresti sederti qua con loro invece di sederti con questo tizio inquietante. Ecco, perfetto. Insinua che sia in corso un sabotaggio del tè, ce lo vedo. Canta l'inno dei burloni. Ah, lui sta mangiando.
Avete fame? Contratta, ordina del cibo. Poi, ok. Tanto vai a contrattare però, mia cara. C'è tuo fratello, guarda. Chissà se è nata la bimba, fra l'altro. Imita i burloni. Ciao Oscar. Come stai, fratellone? Ma sei qui con lui, col tuo ragazzo? Lei, sì, guarda, io sono nei mattacchioni e lui invece è nei burloni. Abbiamo deciso di sfidarci. Ma capisco, se lui non è molto entusiasta di Lucas, per niente. Vai, tesoro, a... Però tu nel frattempo, invece di stare qui a non fare nulla come un babbaleo... Perfetto, ti sei presentato. Malizia. Convinci che il tè è velenoso. Insinua che ci sia del sabotaggio. Instilla falsa fiducia. Cos'è quella macchia? Inganna dando la scossa alla mano. Insomma, proprio un simpaticone in questo momento, sì. Sostieni di essere un genio del crimine. Menti sulla carriera, ma intanto tu fai tutta questa roba. Lei è venuta a mangiare qui, io volevo farti parlare un altro po' con Oscar. Poi magari compra prodotti, contratta prima e compra prodotti promozionali. Mi viene sempre in mente queste cose quando parla con lui. Dove l'hai lasciata Jessica, tra l'altro? Voleva accendere il fuoco d'artificio, ecco. Candela magica, sì, questo. E questo. Ok, e quindi facciamo così. Dov'è? Qui. Colloca nello scenario. Colloca in mondo e luce. Accendi la candela romana. E guarda i fuochi, sì. Possiamo fare qualcosa con questa candela o la guardiamo? Gioca con la candela magica. I burloni sono in testa, sì, è probabile. A lui sto facendo fare un sacco di azioni maliziose. Vabbè, anche con lui insinuiamo che sia in corso un sabotaggio del tè. Discuti dei giochi più recenti. Secondo me però Oscar a questo punto gli vorrà parlare un attimo e gli dirà: guarda, ma hai trovato lavoro? Lui approfitta del fatto che lei sia un attimino impegnata al cazzeggio. Venga a raccontare barzellette, va. E gli chiederà insomma del lavoro e fa: guarda, sì, ancora non ho trovato niente, ho fatto... E lui, a parte che ora gli prende poco la lingua, più che altro gli dirà: ma non posso crederci, secondo me sei tu che non hai voglia di fare niente. E quindi iniziano a discutere di questa cosa. Lui l'accusa apertamente, ora che non c'è sua sorella, e lui risponde tutto piccato che non è così. Oscar gli sta dicendo: guarda, io vorrei credere alle tue buone intenzioni, ma mi risulta parecchio difficile. Tra l'altro voglio capire se Oscar è nata la bimba o il bimbo. Bene, sono su di lui, ho sbagliato. Ancora no. Dura 4 giorni la gravidanza adesso, perché l'ho cambiato con la MCC. Quindi loro qui discutono. Anne Mary è qui che racconta barzellette. Però in realtà io vorrei farla cantare. Pancake End, basta raccontare barzellette, tanto ci penserà lui a vincere per i burloni. Vedete che loro qui continuano a litigare. Lei non se ne sta accorgendo. No, ora non voglio fare roba pesante. E basta, hanno disputato. Potrebbero disputare un'altra volta. Anzi, in realtà potrebbe farmi qualcosa di malizioso, visto che dobbiamo vincere, quindi dai false cattive notizie, va. Mattacchiona, la penna nostra Penny. Fa una presentazione allegra anche con lei. E sta cantando però, perché me la volevo sentire. No, ci ha rubato il microfono lui. Voglio sentire. Ma dai, è brava!
Samba use of time. Oh, oops, a zippy tray. Abbiamo 90 burloni, fuochi d'artificio, 500 simoleon e una bambola Poudou. Dovrebbe averli lui. Quindi prendiamo fuochi d'artificio. Colloca in mondelluce, che non so che cavolo voglia dire. Basta parlare. Colloca in mondelluce. Colloca in mondelluce, accendiamolo un po'. Lui si sta divertendo un sacco. Tu stai guardando i fuochi. Sì, anche lei sta guardando i fuochi. Guardiamolo anche noi da qua su. Guardate qua, ragazzi, quanti fuochi d'artificio. Che bello. Vai, colloca in mondelluce, colloca in mondelluce, fanne altri a randa. Guardate che bellezza. I suoi sono un pochino più scrisi, ma insomma va bene, dai, apprezziamo lo sforzo. Bene, mezzanotte e 7, direi che Oscar se n'è già andato, no? Perfetto, allora vieni qua, saluta tuo fratello. Altre scelte, amichevole, abbraccia affettuosamente. E lui le farà un regalo alla nostra. Amichevole. Dai, il regalo amichevole. Regaleremo la bambolina Poudou. Tieni amore, questa l'ho vinta per te. E già che ci sei, magari le dai anche un bacio. Bacia. Ok, però dai, sono carini insieme. Spaventa. Sì, ce lo vedo un po' idiota. Che fa gli scherzi di continuo. Guarda là. Buh! Eccoci. Ehi, sei scemo. Vabbè, però dai, ha riso. Bacia sulla guancia e poi tornate a casa. Siamo tornati a Strangerville. Lui si è messo a grigliare, è incredibile. Fa qualcosa nella vita. Però devi proprio avere fame. Già, lui non ha mangiato. Lei come sta? Bisogna farsi una doccia. Potresti, guarda amore, ti voglio bene e ti dico di farti un bel bagno con la schiuma. Anzi, però prima di farti il bagno, vieni da Fox. Dai sbaciucchiamenti speciali. Poi riempi e chiami Fox a mangiare. E ti vai a fare un bel bagno con la schiuma, così ti rilassi un pochino, che te lo meriti tutto. Mentre il tuo uomo è fuori che prepara una bella grigliata di non so cosa, perché ho fatto tutto da sé, presumo degli hot dog, stavo dicendo hamburger, ma no, anche se non ci sono andata troppo lontano. Bisogna anche di una doccia, mio caro, eh. Dai, prendi una porzione, l'hai fatta, mangia. Poi magari a sto giro fai qualcosa anche tu, questi riponimeli, se no mi vanno a male. Te fatti la doccia, lava il bagno in vasca, rilassati. Devi anche andare in bagno, quindi vai in bagno. Non fate caso al test di gravidanza, quando fanno fichi fichi con la MCC c'è il rischio che resti incinta, quindi... Ok, anche tu avresti bisogno di una doccia, però al momento c'è lei, quindi ti vai solo a lavare i denti e poi vieni a dormire. La doccia è sporca. Lavati i denti. Sono le 3 di notte, vabbè, laviamola domattina, dai. Vieni qui, accarezzo un secondo lui, però, perché gratta il posto preferito, non voglio che vada... Bacialo. E poi te ne vai a dormire anche tu. Ok, allora, a questo punto puoi anche andare a dormire. E lui, come sempre, porta la cesta prima e poi dormi. Lascia tutto a giro e lei deve raccogliergli i vestiti. Questa è proprio la classica storia, ragazzi, dell'uomo che lascia calzini a giro e la donna che li raccoglie dietro. Neanche fosse Pollicino che lascia la scia per ricordare il percorso. Cavolo, non ho guadagnato niente perché non ho marciato. Dannazione, no, lavoriamo da casa, però stavolta vai a fare jogging. Appena ti svegli lo facciamo subito perché, guarda, mi sono dimenticata di marciare.
e non volevo usare la mood per farglielo fare, ecco. C'è anche da fare qualcosa al giardino, vedo. Oh, jogging l'abbiamo fatto, quindi abbiamo fatto anche questo. Ottimo. Ora rifarti rastrellare persino le foglie, non mi sembra il caso. Vieni a fare yoga, concentrazione mentale. Che tu yoga lo farai tutti i giorni perché ti piace proprio fare yoga a te, quindi. Ehi Luca, sei in portina culturale, offerta saputa in programma un'opera, va bene, dai, vieni. Ragazzi, secondo me lui però sapete che potrebbe fare appena finito di farsi una doccia? Che ha rotto, dannazione a lui. Oddio, sei nudo. Vestiti, grazie, perfetto. Tu andrai con l'Explore Mood. Ancora no, devi andarti. Da, che schifo, ho anche fatto le puzzette. Ah, c'è il coso di yoga che ti danno, teletrasportati qui. Vai, adesso puoi andare. Service, vai a iscriverti. Ripara. Perché tocca a lei? Oddio. Ce la fai, cara? Un po' tentennante, però dai, potrebbe andare peggio. Ti tocca riparare la vasca, mia cara. Poi ti toccherà pure pulirla, pensa che fortuna. Asciugarmi per terra. Oh, portare alla cesta. Guarda qui che scarrellata di roba. Questo è pulito, sì, allora riponimi anche il bucato. Che bella vita che stai facendo, mia cara. Proprio una vita allegra e felice. Una gioia, proprio. Lei è venuta in biblioteca di tutta fretta perché il bibliotecario le ha detto di presentarsi qua, che però adesso perfetto non c'è. Bene, rivalutazione della trama, le ha dato appuntamento qui il nostro caro scienziato Giuseppe Costa, quindi parla di Strangerville, vieni qua, e piazzi anche un'altra cimice per sicurezza, non si sa mai. E poi farai una conversazione profonda con lui, perché lui ha delle informazioni importanti da darle su questa chiavetta, e gli sta raccontando anche un po' la storia che ha scoperto su questo campo qui, questo laboratorio. Ok, sedetevi, chiacchierate qui, magari. No. Ok, per favore. Ce la puoi fare? Ok. Mi sta dicendo, sì, guarda, tanti anni fa c'era questo scienziato, si era fissato, aveva trovato uno strano simile, nonostante tutti gli dicessero che se non sembra era una cosa un po' troppo strana, non sembrava neanche di questo pianeta, lui ha deciso di studiarlo e di addirittura piantarlo. Poi purtroppo non so molto altro perché tutti i dati relativi sono stati distrutti in un misterioso incidente. Quindi non so molto altro, però so solo che il nodo della questione dovrebbe essere tutto, dice lui, in fondo al laboratorio. Dovresti riuscire ad andare laggiù. Ok, lui ci ha dato tutte le informazioni. Siamo arrivati a casa, lei sta andando a curare il giardino, mentre lui neanche a dirlo. E a fare zapping alla TV, chiamatela come volete, TV mi viene in mente Homer Simpson, la TV, ecco Fox, cucciolotto, accarezzalo dopo quando hai fatto. Ciao zia, come stai? È arrivato anche tuo zio, abbraccia anche lui. Ciao Michelangelo, come va? Beato Dio, lei guardate che pancione! Cioè, aspetta, no! Ah, ci sta buttando il cibo avariato. Grazie, ci stanno dando una mano. Che carini. Guarda, abbracciala forte. E poi chiedi di sentire il neonato. Chiedi di sentire il neonato. Non dovrebbe mancarle tantissimo, eh. Poi serviamo la cena, facciamo degli gnocchi alla noce cinerina. Cineria, come cavolo era? Oh, che carini. Guarda, fai qualcosa, almeno portami alla cesta questi, per favore. No, neanche, non puoi portare alla cesta neanche questi, su. Ah, ok, lui se ne va. Tra l'altro, perché è una cosa di famiglia, vai, va bene. Ok, lei sta parlando con suo fratello, dice, ma lo vedi che ti sta lasciando tutti i panni a giro, se n'è andato così, ma ti tratta come fossi la sua serva.
Che la zia dice, beh sì, effettivamente sono un pochino disordinato e un poco collaborativo, dovrebbe darti di più una mano in casa, in fondo non sei la sua cameriera, avete pari doveri e diritti in casa. Sì, certo zia, lo so, però sono suoi difetti, però... È un travaglio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non ci posso credere! No, proprio adesso! Non ho neanche la life drama mode! Bene, quindi probabilmente loro due se ne andranno perché lei deve partorire. Cappero! No, aspetta, 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 aspetta! Prendi una porzione insieme. Certo, piove, stiamo fuori a cenare, c'è un temporale che neanche. Ragazzi, sembra il giorno del giudizio, tra un po' ripasseranno a prendersi Fox. Vabbè, non ho tanti grandi tavoli. Comunque, lei è felice di passare questa serata con la famiglia, anche se lei tra poco ci scaricherà il figliolo qua. Bene, dai, chiudiamo perché lei sta per partorire, lei ha sonno. Quindi grazie ragazzi per essere venuti, ma... Ebbene ragazzi, per questo episodio direi che possiamo chiudere qua. Lei sta veramente per partorire, ok. E spero che questo episodio vi sia piaciuto. Abbiamo visto la nuova vita di Anne Mary con il suo nuovo fidanzato, che certo non dà una grande mano in casa, però vabbè... Avrà altri pregi, mettiamola così, che non ci è dato sapere. E se vi è piaciuto comunque lasciatemi un like, vi invito a commentarmi l'episodio almeno per sapere cosa ne pensate, se vi va, e vi invito come sempre anche a iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati. E noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio di The Wild Chronicles.